A proposito del Movimento 5 Stelle, è da sempre molto dibattuta la questione delle espulsioni all'interno del Movimento e in merito abbiamo chiesto, ci siamo confrontati sul tema con il capogruppo alla Camera Federico D'Incà. Dopo le sospensioni di settembre e di marzo sono arrivate altre sanzioni per il Movimento 5 Stelle. Sì, è vero, sono altre sanzioni, così arriviamo all'incirca 980 giorni di sospensioni da parte della Presidente Boldrini, che si dimostra sempre di più un dittatore qui alla Camera. Possiamo anche spiegare in maniera breve, le prime sono sicuramente nei confronti della nostra ribellione al fatto che veniva modificato l'articolo 138 della Costituzione. La seconda invece sospensione è perché abbiamo cercato di difendere sempre in maniera gandhiana e pacifica quelli che sono gli interessi nazionali della Banca d'Italia, perché i partiti politici hanno regalato 15.000 miliardi di vecchie lire, 7 miliardi e mezzo alle banche private, e oggi ci troviamo qui a dover rendere conto ancora una volta di queste sospensioni, 370 giorni dovuti al fatto che non vogliamo che venga costruito un nuovo gasdotto nei confronti dell'Italia e che potrebbe il nostro paese essere ancora una volta schiavo delle grandi potenze energetiche mondiali, mentre noi vogliamo una politica completamente diversa, una politica energetica nei confronti di questo paese che guardi alle rinnovabili, perché rappresentano milioni di posti di lavoro. Voi avete fatto delle proteste nell'aula della Camera e del Senato, un punto saliente della vostra attività parlamentare? La nostra volontà è quella di poter aprire questo vaso di Pandora, e nel passato nessuno l'ha mai fatto. Solo il 5 Stelle oggi è riuscito veramente a dare spazio all'opinione pubblica in una informazione vera, e noi lo facciamo per questo motivo. Cerchiamo di portare alla luce le cose che in questo paese sono sempre state nascoste e di far sì che i cittadini possano finalmente essere informati per avere quella consapevolezza e partecipazione che fino ad oggi è mancata. Anche nel Parlamento europeo sarà così? Noi difenderemo gli interessi nazionali del nostro paese e lo faremo come nessun altro ha mai fatto prima.